Siamo nell'entroterra marchigiano, non lontano dai Monti Sibillini. Questo è il luogo natio di Giovanni B., il protagonista di questa storia, che sta cercando un antico tesoro risalente all'epoca dei Celti, scavando nel fitto di una foresta da solo e quasi alla cieca. Giovanni vive in città da molti anni ormai, ma le sue radici sono nel cuore della natura, e lui lo sa bene. Per questo ha preso alloggio in una singolare locanda sperduta sul limitare del bosco, dove farà un incontro che cambierà la sua vita per sempre. Gio l'Eremita e la locanda del Beccamorto. Un romanzo avvincente e profondo con personaggi indimenticabili, che mescola avventura e insegnamenti in un alternarsi costante e vi mostrerà un mondo nuovo e sorprendente. Difendere la natura è compito nostro, per noi e per le prossime generazioni. Gio potrebbe insegnarci a viverla davvero questa natura, a modo suo. Tutto questo nel nuovo libro di Sandro Bruni, Gio l'Eremita e la locanda del Beccamorto. Gruppo Albatros Il Filo, in tutte le librerie e nei bookstore online.